La Calabria, lunga ed angusta lingua di terra protesa con le sue montagne centrali fra due mari, quasi a stender la mano alla Sicilia. Appunto per questa sua peculiare configurazione, presenta, come ben poche regioni d'Italia, panorami di una incomparabile bellezza e vastità. Nel 1890 Paolo Ursi, un archeologo di Rovereto, arriva per la prima volta in Calabria. Il governo gli ha assegnato la competenza archeologica della Sicilia e della Calabria. L'uomo di Rovereto scriverà la storia dell'archeologia calabrese, mettendosi all'opera con curiosità e fatica su un territorio impervio e spesso inaccessibile. Un territorio da scoprire, che nasconde resti delle antiche eredità. La nomina sua è per la Sicilia orientale, quindi il punto di riferimento è Siracusa, il museo, che è la sua base di vita. Lui vive in maniera molto modesta, in una piccola stanza di pensione a Siracusa, si alza presto la mattina, raggiunge il museo attraverso quella che chiama postierla, cioè la piccola porta che si apre nel grande portone, e lì praticamente accumula tutte quante le sue carte. L'attività di Paolo Ursi segna un mutamento totale delle vecchie metodologie d'indagine. Nel suo volume Le chiese basiliane della Calabria espone le sue fondamentali scoperte nel campo dell'architettura bizantina della regione. Paolo Ursi è una figura strana di archeologo, perché è un archeologo che si occupa di preistoria, di Magna Grecia, e scrive anche dei contributi per quanto riguarda l'età medievale che sono fondamentali. Fondamentale rimane un suo studio sulle crocette auree longobarde e fondamentale ancora oggi rimane il suo studio sulle chiese cosiddette basiliane della Calabria. Lui arriva sostanzialmente in queste terre alla fine dell'Ottocento, addirittura a Punta Stiro ci arriva per seguire i lavori di costruzione del faro di Punta Stiro, e poi scopre appunto un tempio, capisce che lì c'è una città importantissima, l'antica Cavolonia, ma si rende conto anche che c'è un territorio che respira ancora, e respira alla maniera bizantina, e quindi dedica gran parte del suo tempo, delle sue ricerche, a mettere in evidenza questi aspetti. Aspetti che erano già stati evidenziati, anche se in maniera molto marginale, da alcuni studiosi dell'Ottocento, come lo Schultz, per esempio. Ma lui si dedica in maniera molto critica, molto attenta, rileggendo le fonti, facendo parlare i monumenti attraverso le pietre, attraverso i mattoni. Ed è qui che cambia qualcosa. Cioè, lui studia gli edifici in maniera molto, molto analitica, però collocandoli in quello che è il loro ambiente culturale in cui sono nati. Per la prima volta si scopre che c'è una Calabria bizantina. Per la prima volta si prende coscienza in Italia che c'è una parte della penisola che guarda d'Oriente. Ho la speranza, anzi la fede sicura, che altri monumenti del basilianismo si nascondano nelle forre dei bei monti calabresi, dove il basilianismo aveva messo radici così vaste, tenaci e profonde. Noi ancora conosciamo quasi tutti quanti i suoi pensieri, i suoi sospiri, attraverso queste note che verga ogni giorno. Sono dei taccuini dove lui ogni giorno annota tutto. Gli studi dell'archeologo trentino sono fondamentali per la diffusione e la conoscenza delle chiese e dei luoghi che raccontano la storia del Medioevo calabrese. Per oltre mezzo millennio, dal 554 al 1059, la storia della Calabria si incrocia con quella di Bisanzio. La Calabria attuale nell'antichità romana si chiamava Bruzium, e così ancora nel VI, probabilmente fino al VII secolo. Il nome Calabria si riferiva in epoca romana al Salento.
Le prime notizie, se non mi sbaglio, sul nome Calabria sono della seconda metà del VII secolo, quando a un concilio a Costantinopoli alcuni vescovi dicevano anche che il loro vescovado si trovava in Calabria. La Calabria bizantina è una nozione sostanzialmente d'epoca moderna, perché in realtà la Calabria bizantina è provincia dell'Impero Romano d'Oriente, la cui capitale era Costantinopoli, l'attuale Istanbul, e questo Impero Romano d'Oriente ha avuto una lunga fase di storia che si è intrecciata con quella del territorio in cui noi ci troviamo. A partire dalla metà dell'VIII secolo saranno bizantini il monachesimo, l'ordinamento civile ed ecclesiastico, la liturgia, la lingua, così come le esperienze artistiche, architettoniche e letterarie che dureranno ben oltre l'età normanna. Ma è in particolare nel periodo della cosiddetta seconda ellenizzazione, tra il IX e l'XI secolo, che si assiste, come in altre zone dell'impero, alla nascita di nuovi centri urbani ben strutturati, detti castra, e al diffondersi in ambito rurale di piccole chiese, oratori, grotte eremitiche e insediamenti monastici. Il modello applicato per esempio in un qualsiasi territorio della Grecia o in un qualsiasi altro territorio dell'impero doveva necessariamente valere anche per la Calabria. Ecco perché la Calabria ha avuto questa opportunità nel corso di questi secoli di impregnarsi di bizantinismo. Quella scoperta e ammirata da Paolo Ursi è una regione dalla storia unica nel panorama italiano. Dal 554 d.C. e per oltre cinque secoli, la Calabria rappresenterà infatti un pezzo d'Oriente incastonato nell'Italia meridionale. La Calabria deve essere considerata a tutti gli effetti una terra d'Oriente. Sostanzialmente il rapporto con Bisanzio, quindi con l'antica Costantinopoli, è un rapporto molto forte e un rapporto che si è consolidato partendo dalla conquista giustinianea della metà del VI secolo ed è giunto sostanzialmente alla metà dell'XI secolo con l'arrivo dei Normanni, che hanno completamente modificato il quadro del popolamento, dell'insediamento, delle religioni, dell'utilizzo del suolo, quindi un cambiamento radicale. Sotto il dominio bizantino, la Calabria, che più di 1000 anni prima aveva fatto parte della Magna Grecia, subisce una seconda grecizzazione. C'è chi insiste sul fatto che la grecizzazione della Calabria sia ripresa, rinascita dell'antica grecità d'epoca magno-greca, ma c'è chi pensa, e a mio avviso con maggior ragione, che la bizantinizzazione sia opera quasi esclusiva dei bizantini. La Calabria, più di altre terre, ha risposto in maniera sentimentale alla presenza di Bisanzio. Ha saputo integrarsi con questo nuovo mondo in una maniera molto forte, soprattutto per quanto riguarda il campo della religiosità. La bizantinizzazione consistette nel passaggio dall'obbedienza al Patriarcato di Roma al Patriarcato di Costantinopoli e soprattutto nel passaggio dalla liturgia in lingua latina alla liturgia in lingua greca. La religione ha un ruolo fondamentale nella trasformazione culturale che la Calabria subisce dopo la conquista bizantina. Perché la cultura greca si diffonda in una regione che per secoli era stata pienamente latina, sarà infatti fondamentale il ruolo della Chiesa d'Oriente. Nell'VIII secolo, l'imperatore e il patriarca di Costantinopoli decisero che l'Italia meridionale, la Grecia, erano sotto la direzione o giurisdizione ecclesiastica del patriarca di Costantinopoli. Il rito che veniva praticato era il rito greco, quindi legato alla Chiesa d'Oriente. La catechesi, se vogliamo,
avveniva in una maniera molto diffusa nel mondo bizantino, che era, diciamo, il messaggio affidato agli affreschi, quindi a un modello iconico. Sostanzialmente non poteva esserci una chiesa bizantina senza avere all'interno dei dipinti, quindi degli affreschi, che venivano rappresentati sempre allo stesso modo per essere facilmente riconosciuti e che avevano proprio la necessità di fare da catechesi, quindi trasferire, trasmettere anche al più semplice contadino quello che erano le regole, le caratteristiche del pensiero religioso. È soprattutto l'arrivo dei monaci dall'Oriente a determinare il cambiamento delle pratiche religiose della Calabria bizantina. In una prima fase arrivano in Italia monaci dalla Siria e dalla Palestina, monaci che fuggono di fronte alle conquiste dell'impero sassanide. Si dice che dall'Oriente fuggano tantissimi monaci per via naturalmente delle mutate condizioni politiche e amministrative che ci sono in quelle terre e che trovino rifugio nella nostra regione. Naturalmente questo aspetto deve essere un po' ridimensionato, nel senso che non dobbiamo immaginare che dall'Oriente arrivino migliaia e migliaia di monaci, per cui immediatamente questa terra diventa un enorme monastero, un enorme eremo. Affinché il monachesimo greco trovi in Calabria la sua terra d'elezione, è necessario aspettare la conquista della Sicilia da parte degli arabi. È in quel momento che molti religiosi trovano rifugio oltre lo stretto. A partire dal X secolo troviamo questi bioi, cioè le biografie, le vite, di santi monaci che hanno vissuto la propria esperienza in Calabria, vi sono approdati più o meno fortunosamente oppure vi sono nati e cresciuti. Monaci che fondarono cenobi, asceteri e soprattutto ebbero la grande possibilità di utilizzare la natura del luogo, perché in Calabria dappertutto si aprivano grotte che erano particolarmente idonee a realizzare la segregazione eremitica a cui il monaco aspirava. Il monachesimo che si instaura in Calabria si rifà ai precetti codificati da San Basilio di Cesarea nel IV secolo e si distingue dal monachesimo benedettino diffuso nel resto d'Italia proprio per la sua vocazione alla vita eremitica, all'isolamento, all'ascetismo. L'ambiente rupestre calabrese si adatta perfettamente a questa esigenza di romitaggio dei monaci greci. Sono innumerevoli le piccole grotte in cui i monaci si ritirano per vivere e pregare. Attorno a queste piccole chiese, sorte nelle cavità naturali, si formano delle comunità monastiche, spesso composte da pochissimi monaci. C'è una definizione bellissima che è stata coniata a proposito di San Nilo, il santo rossanese, che ci fa capire come effettivamente molte volte il monastero bizantino è anche il solo monaco. E questi monaci vengono definiti proprio per la loro forza, per la loro energia, la loro caparbietà, la loro voglia proprio di affrontare le cose anche in maniera individuale, come monaci unicorno, cioè veramente testardi, caparbi. Il monastero è anche una persona sola. Una comunità monastica molto particolare è quella che ha il suo centro nella grotta di Montestella di Pazzano, a pochi chilometri da Stilo. Abbarbicato lungo le pendici dell'omonimo monte, l'eremo di Santa Maria della Stella si trova in una profonda e suggestiva grotta, dove in realtà, già da secoli prima della data indicata dalla tradizione, si venera Maria Santissima della Stella, oggi raffigurata nella leggendaria statua in marmo del XVI secolo. La grotta di Montestella, detta anche la grotta di Santa Maria della Scala, proprio per questa lunga scalinata che caratterizza l'interno, è una grotta legata al culto mariano, è da intendersi come un santuario mariano. Nella grotta è presente un affresco databile fra il IX e il X secolo che rappresenta una scena molto particolare. Santa Maria Egiziaca riceve la comunione eucaristica dal monaco Zosimo. Santa Maria Egiziaca, al pari della Maddalena, era una figura femminile che aveva vissuto, diciamo, in maniera non corretta. Probabilmente sappiamo che aveva praticato la prostituzione, comunque, diciamo, non era certamente un modello di santità, però lungo questo suo percorso di vita percepisce un qualcosa che la porta a vivere in isolamento, quindi diventa sostanzialmente una figura eremitica.
La presenza di una figura come Santa Maria Egiziaca, vissuta in solitudine per oltre 40 anni, lascia supporre che in questa grotta si riunisse una comunità di religiose. Quando parliamo di comunità monastica femminile, non immaginiamo comunità fatta da tantissime persone, potevano essere appunto 3-4 eremiti, in questo caso figure femminili, che vivevano all'interno di questi ambienti che sono molto piccoli, perché c'è una grande cavità, però è anche vero che poi gli spazi per vivere sono molto ridotti. La presenza di nuclei monastici molto ristretti è un'altra caratteristica del monachesimo calabrese. Anche quando si riuniscono in comunità, i monaci greci continuano a vivere in isolamento, per ritrovarsi solo in alcuni momenti e per alcune funzioni religiose. Lo stesso nome che noi ancora oggi utilizziamo, monaco, da monachos in greco, vuole designare proprio questo stato di solitudine totale. Il grado invece più diffuso anche tra le figure di santi, le figure più virtuose ricordate appunto nelle fonti medievali, è invece quello dell'esicasmo, cioè della solitudine temperata, che seguiva la scansione dei tempi liturgici e quindi dedicava 5 giorni alla solitudine totale, lontano dal nucleo della vita comune, per invece approdare nelle giornate festive del sabato e della domenica all'esperienza comunitaria che aveva il suo fulcro naturalmente nella pratica liturgica. Ardevo da anni dal desiderio di visitare il santuario celebre in tutta l'Alta Calabria e vi salì la prima volta in una chiara giornata primaverile. A Rossano l'insediamento dei monaci basiliani ha lasciato numerose tracce, soprattutto nell'area detta Grecia, dove sono tuttora visibili grotte abitate presumibilmente dai monaci arrivati dall'Oriente. Nella zona di Rossano, la prima grande esperienza monastica che si ricordi, che sia menzionata dalle fonti scritte, è quella di Nicola, poi Nilo, come nome di religione, che è ricordato appunto come San Nilo di Rossano. Visse le varie esperienze dello stato monacale, quindi l'esichia, ma anche il cenobitismo, in quanto fu l'ispiratore di un gruppo di monaci che, prendendo le mosse dalla sua esperienza, diventarono appunto una vera e propria comunità. Il monachesimo greco a Rossano è attivo fino al IX secolo, epoca in cui i monaci integrano l'architettura rupestre con le prime sobrie forme edificatorie in muratura tutt'oggi visitabili. Rossano, così come San Severina, Stilo e Gerace, conserva preziose testimonianze del periodo bizantino. Tra le chiese di fondazione o tradizione bizantina presenti nel centro storico e nel territorio si ricordano la Cattedrale, il San Marco, la Panagia e il Patirion. Nel Museo Diocesano si conserva il Codex Purpureus Rossanensis. Il Codex Purpureus Rossanensis è un manoscritto di straordinario interesse biblico, religioso, artistico e storico documentario. Si tratta di uno dei 7 codici miniati orientali esistenti nel mondo. Tra tutti, però, il codice è considerato fra i più preziosi, sia per la quantità di fogli che conserva oggi, sia per la qualità delle miniature. Le sue 15 miniature raccontano le scene della vita di Gesù. Nel registro superiore è raffigurata la scena evangelica, mentre nel registro inferiore sono presenti delle figure di profeti. Un evangelario greco miniato che contiene l'intero Vangelo di Matteo, quasi tutto quello di Marco e una parte della lettera di Eusebio a Carpiano sulla concordanza dei Vangeli. Non sappiamo con esattezza né come giunse né l'epoca in cui giunse. La maggior parte degli studiosi sono propensi a ritenere che probabilmente sia giunto portato dai monaci di una delle invasioni appunto dei monaci che ci fu forse nel VI-VII secolo
o probabilmente nell'VIII secolo, durante il periodo delle lotte iconoclaste, quando molti monaci sfuggivano dall'Oriente e si rifugiarono nelle regioni dell'Italia meridionale. Giunse a Rossano quindi tra l'VIII e il IX secolo o forse nel X secolo. Si ritiene che gli autori siano più di uno e che probabilmente il codice venne realizzato in uno scrittorio monastico bizantino, in uno dei luoghi dell'Impero Romano d'Oriente. La tesi più accreditata è che sia stato realizzato ad Antiochia di Siria. Conosciuto anche con il nome di Rossanensis, deve invece il nome Purpureus al fatto che le sue pagine sono di color porpora. Sono state anche individuate nel dettaglio tutti i colori utilizzati, vanno dall'oro, l'oro puro, utilizzato sia per la scrittura dei testi, sia all'interno delle miniature, all'argento, la biacca, il minio, i lapislazzuli. E una particolarità è stato, soprattutto per la resa dei colori violacei, l'utilizzo della lacca di San Buco. I restauratori hanno sottolineato come sia il manoscritto più antico in cui viene utilizzata la lacca di San Buco. Il Codex sarà utilizzato come testimonianza della parola di Dio fino al 1462, anno in cui la liturgia rossanese passerà da quella greco-bizantina a quella latina. Sfuggito a storici e cronisti nel corso dei secoli, viene ricordato per la prima volta nel 1831 da Scipione Camporota, canonico della cattedrale della città, che dà ai fogli una prima sistemazione e l'attuale numerazione delle pagine con inchiostro nero. Nel 1880 viene presentato come una scoperta all'attenzione della cultura europea e internazionale da due studiosi tedeschi, con il titolo Evangeliorum Codex Grecus Purpureus Rossanensis, che battezza ufficialmente il prezioso manoscritto di Rossano. Fondamentale è stato anche il processo di valorizzazione che si è attivato attorno al Codex. Contestualmente al trasferimento del codice presso l'ICRPAL, l'Istituto appunto di Restauro, si sono avviate una serie di pratiche che hanno portato al 9 ottobre del 2015 al riconoscimento del Codex come patrimonio dell'UNESCO nella categoria Memory of the World. Il Rossanensis è l'opera più preziosa custodita in Calabria e documenta il legame con la cultura greco-bizantina. Il prezioso evangelario non è l'unica testimonianza isolata di arte bizantina a Rossano. Essa, infatti, è presente in numerosi altri monumenti, tra questi la Madonna dell'Achiropita, custodita nella cattedrale adiacente al Museo Diocesano in cui è conservato il Codex. Questo affresco è straordinario, sostanzialmente rappresenta una Madonna di Ghitria, quindi una Madonna che indica la strada, e la strada da seguire naturalmente è la strada del Cristo. Non a caso queste lunghe mani di questo affresco della Madonna indicano proprio il bambino che tiene in braccio, quindi c'è una percezione immediata che per poter proseguire il nostro cammino il punto di riferimento è lui. Questo affresco è un affresco molto bello, probabilmente non è di VII secolo, ma comunque è un affresco molto antico, tra i più antichi di Calabria sicuramente, e viene normalmente definito come la raffigurazione dell'Achiropita, quindi della Madonna non dipinta da mano umana, proprio perché si vede nella realizzazione di questo affresco un evento miracoloso. La cattedrale è stata eretta nell'XI secolo e ha subito numerosi rifacimenti sino ad oggi. Si presenta con una pianta a tre navate e tre absidi. Di notevole interesse, la torre campanaria e il fonte battesimale del XIV secolo, il portale originario, i tetti lignei a cassettoni del XVIII secolo. La chiesa è nata intorno all'affresco della Vergine Achiropita, attualmente incastonato su una colonna, intorno alla quale è stato costruito nel XV secolo un altare neogotico. Rossano è la città dell'Achiropita, ma anche la città di San Nilo, è la città in cui veramente il mondo bizantino ha potuto tingersi di porpora. Porpora che è il colore del codice purpureo, appunto, ma porpora che è il colore del Cristo e del colore imperiale. Non lontano dall'abitato di Rossano si trova l'importante complesso monastico del Patirion, cioè del Padre. Il complesso monastico è situato tra Rossano e Corigliano Calabro e fu costruito dopo la conquista normanna del centro bizantino
nel luogo in cui esisteva già un'organizzazione monastica detta Laurea. Bisogna assolutamente prendere coscienza della costruzione di un edificio straordinario che fa capire come le cose realmente siano cambiate in questo territorio, anche se rimane forte l'attaccamento a quella che è la tradizione orientale. Sostanzialmente una figura di santo molto importante per la Calabria, Bartolomeo da Simeri, decide a un certo punto, proprio per una visione, per un'apparizione, di costruire una nuova chiesa dedicata sempre a Lodigritria. E quindi costruisce poco lontano da Rossano questo edificio di culto, la nuova Lodigritria, che però verrà chiamata la chiesa del padre perché farà riferimento esplicito al padre fondatore, quindi a Bartolomeo da Simeri, figura straordinaria di santo monaco. Dell'impianto originario si conserva oggi solo la chiesa. Le strutture monastiche, incluso il chiostro, sono invece da riferire ai secoli XV e XVI. La chiesa, che si presenta di proporzioni contenute, mostra una facciata con cornici in pietra e mattoni, in cui si riconosce l'intera ripartizione in tre navate. La chiesa è pavimentata lungo il corpo longitudinale con un mosaico la cui esecuzione è da riferire al XII secolo, come suggerisce l'iscrizione posta a metà del pavimento che ricorda il committente. Blasius venerabilis abbas hoc totum iussit fieri. I mosaici naturalmente sono una grande novità anche per il mondo calabrese in questa fase di passaggio. Non c'è la grande diffusione della tecnica del mosaico negli edifici che si sono conservati, anche se delle tracce ci sono per esempio all'interno della cattedrale di Rossano. Qui qualcosa cambia perché naturalmente arrivano le influenze che maturano in Sicilia, ma soprattutto arrivano le esperienze dei grandi mosaicisti che avevano per esempio lavorato in abbazie come Monte Cassino o che erano molti diffusi in ambito romano, per cui alla metà del XII secolo, sostanzialmente perché è a quel periodo che si datano i pavimenti del Patirion, si realizzano queste opere molto belle che richiamano comunque un universo fantastico. E anche qui si avverte un cambiamento sostanziale. Difficilmente in un edificio di culto bizantino avremmo trovato spazio per raffigurazioni così diverse, così strane, anche così per certi versi poco comprensibili. Il mondo latino offre anche questa possibilità e questi mosaici con i loro decori bellissimi, con queste tessere multicolori, ci fanno capire che c'è un'attenzione diversa anche al modo di raccontare le cose. Nel suo insieme, il Patirion è la testimonianza dell'apertura dell'architettura calabrese di età normanna al gusto campano cassinese e alle influenze islamiche, il tutto inserito in uno schema di matrice bizantina. Nella parte sud-orientale dell'attuale centro storico di Rossano sorge su un banco calcareo localizzato la chiesa di San Marco, datata tra il X e l'XI secolo, dedicata in origine a Sant'Anastasia. Era probabilmente la chiesa di un complesso monastico femminile. La chiesa di San Marco, che secondo alcuni potrebbe essere anche una chiesa ricordata dalle fonti, una chiesa costruita da un giudice imperiale, una chiesa molto importante dedicata a Sant'Anastasia, è sostanzialmente un modello nuovo per l'architettura religiosa calabrese. Per capire come prendono forma questi edifici nuovi, diciamo questi a croce greca inscritta, in Calabria bisogna andare poco più lontano, tornare a Costantinopoli. A Costantinopoli succede che alla metà del IX secolo un forte evento sismico danneggia tutti gli edifici, distrugge sostanzialmente la città. E allora l'imperatore e i suoi costruttori si pongono un problema, cioè quello di capire come si può affrontare il futuro, quindi come si possono costruire le chiese in maniera diversa per renderle più stabili. Quindi si sviluppano queste chiese che hanno un sapore sostanzialmente verticale, quindi cambia il mondo. Dalle chiese a sviluppo longitudinale, quindi orizzontale, si passa a queste chiese che hanno uno sviluppo verticale. Sostanzialmente, quando si entra all'interno di questi edifici, si è quasi portati a guardare verso l'alto. La chiesa, se si esamina la sua struttura originaria, presenta affinità con la cattolica di Stilo. Stilo, annidata sulle rocciose pendici del Monte Consolino, è tutta dominata da questa piccola gemma dell'arte bizantina. La Cattolica è una piccola chiesa che sorge sul fianco del Monte Consolino, poco più in alto del nucleo storico di Stilo. Il suo nome deriva dal termine greco catholicon,
che può indicare sia una chiesa cattedrale sia la chiesa principale di un monastero. Qui siamo in presenza di una chiesa che è stata costruita inizialmente per servire un nucleo monastico, perché il contesto territoriale in cui essa si trova lo consente perfettamente, grotte e soprattutto luoghi che si prestano ad essere intesi come deserto. Il deserto è tutto ciò che non è abitato. E soprattutto quindi c'era bisogno di un luogo, il raduno di questi monaci, soprattutto avendo essi l'obbligo di raccogliersi il sabato e la domenica per i riti essenziali della vita cristiana. È evidente che il tipo di liturgia che veniva praticato era quello delle feste, cioè nei momenti di feste particolari, la domenica ma anche in altri momenti in cui si doveva ricordare, celebrare qualcosa di particolare, la comunità si ritrovava naturalmente in prossimità o all'interno della chiesa e veniva celebrata la Divina Liturgia. E c'è da pensare che si avvicinasse anche la popolazione, ma non doveva stare necessariamente all'interno, perché noi sappiamo che questa liturgia comunque è accompagnata da canti molto importanti e quindi era possibile anche dall'esterno godere di queste celebrazioni. La cattolica di Stilo, per valore artistico e stato di conservazione, è sicuramente la più importante chiesa della Calabria bizantina. Edificata molto probabilmente nel corso dell'XI secolo, la cattolica è interamente costruita con mattoni di reimpiego provenienti dall'antica città romana di Scolacium e ripropone lo schema a croce inscritta, molto in uso nel mondo greco. Tutti rimangono sorpresi dal fatto che si tratti di una chiesetta veramente piccola, quadrato con lati di 7,50 m. Effettivamente, questo risponde proprio a quello che era il modo con cui l'uomo del tempo, i monaci bizantini, intendevano anche il modo di rapportarsi con Dio. Sostanzialmente a loro non serviva un edificio grandissimo. La cattolica di Stilo deve essere intesa proprio come un ascensore per il cielo, quindi un punto in cui da terra ci mettiamo in contatto con il cielo e quindi non c'è necessità di avere strutture molto grandi. All'interno della cattolica sono presenti vari cicli pittorici di epoche diverse che rappresentano i santi più importanti del credo bizantino, come San Basilio, San Nicola, San Giovanni il Precursore. Del XII secolo è l'affresco dell'Ascensione, in cui Cristo, nell'atto di abbandonare la terra portato via da quattro angeli, benedice i fedeli. Ci sono inoltre due iscrizioni molto importanti, sia dal punto di vista simbolico che storico. Un'iscrizione si trova sulla destra, entrando quindi sulla prima colonna che si trova a destra, e ricorda il fatto che la luce viene da Oriente e che quindi la nostra salvezza non può che venire da Oriente. Quindi è la luce del Cristo che può illuminare e scacciare via le tenebre, ed è un argomento che ritroveremo sempre all'interno degli edifici di culto bizantini. La seconda iscrizione, scritta in arabo nell'XI secolo, è divisa in due parti. La prima recita: non c'è Dio all'infuori del Dio unico. La seconda, lode ad Allah. Bisogna fare riferimento al periodo in cui naturalmente poi i normanni, sappiamo che hanno utilizzato maestranze islamiche per realizzare molti dei loro edifici, o bisogna immaginare che in un certo momento anche le presenze arabe che c'erano nella città di Stilo possono aver contribuito comunque alla costruzione, alla realizzazione di questo edificio molto molto caratteristico. La cattolica di Stilo, simbolo della Calabria bizantina, viene costruita proprio nell'XI secolo, nel periodo in cui queste terre passano sotto il dominio normanno. Bisanzio ha delle difficoltà che si manifestano in maniera molto forte anche nell'amministrazione centrale. E sostanzialmente succede che le periferie, quindi le linee di confine, non sono molto presenziate. Proprio questo aspetto fa percepire ai normanni che c'è una possibilità, in maniera abbastanza rapida, senza grande impegno di forze, senza grandi costi, di intervenire e conquistare questi territori. I normanni segnano la loro presenza con la costruzione di imponenti fortificazioni in luoghi strategici. È una novità per queste terre che non conoscono conflitti dal tempo della guerra gotica.
L'arrivo dei Normanni è un fatto politico-militare di per sé innocuo. Il fatto è che in quel momento storico si verificò una congiunzione di interessi tra il papato e i Normanni. Dopo la metà dell'undicesimo secolo, il papato individuò nei Normanni gli artefici della restaurazione latina sul piano ecclesiastico e sul piano monastico. La volontà di riportare la Chiesa calabrese sotto l'autorità del Patriarca di Roma si scontra però con il sentimento religioso diffuso fra la popolazione. Secoli di appartenenza alla Chiesa di Costantinopoli hanno infatti lasciato tracce molto profonde nei calabresi. Non si può governare contro una popolazione, innanzitutto se si vuole sfruttare il territorio. Dal momento che la gente era molto attaccata al proprio rito religioso, era meglio di non disturbarli. Dov'è che si manifesta in maniera forte proprio l'aiuto, il convincimento che è maturato nei Normanni che non si può cancellare tutto? Proprio aiutando in maniera importante la ricostruzione di edifici di culto. E ce ne sono tantissimi che vengono considerati di tradizione bizantina, addirittura per molti sono propriamente bizantini, ma che in effetti risentono di quelli che ormai sono i contributi, tra virgolette, occidentali che i Normanni portano, oltre a portare naturalmente il contributo economico. Si continuava anche a costruire alla greca dopo la conquista normanna, perché questa era la tradizione anche dei maestri locali. I Normanni sono persone straordinarie che hanno capito quanto sia importante dialogare con la gente che ha sempre vissuto in queste terre, e il dialogo viene reso pubblico, manifesto attraverso le architetture religiose. Quindi queste architetture vanno totalmente considerate come un punto d'incontro, assolutamente. Sono questi i motivi per cui in Calabria si incontrano numerosi edifici costruiti o restaurati in epoca normanna, che però mantengono intatte le forme greche. Un caso emblematico di questa nuova ibridazione di stili è la chiesa di Sant'Adriano a San Demetrio Corone. Poco fuori la cittadina di San Demetrio si trova il palazzo del Collegio Italo-Albanese, che utilizza in parte gli spazi appartenenti all'antico monastero di Sant'Adriano. Si ipotizza che il più antico oratorio, forse una modesta chiesa con semplice copertura lignea, sia stato fondato da San Nilo nel 955, per essere poi abbandonato dal santo nel 980. La chiesa è una piccola basilica che in origine si presentava divisa in quattro campate scandite da sei pilastri cruciformi e rettangolari e terminava in un'unica abside semicircolare. Queste sono naturalmente delle, anche in questo caso, delle tra virgolette contaminazioni occidentali, contaminazioni che per esempio si riscontrano anche a volte nel fonte battesimale, anche in altri edifici. Insomma, c'è questo gusto a rappresentare queste figure. E tra l'altro un'altra particolarità molto molto bella della chiesa di Sant'Adriano è questa presenza incredibile degli affreschi, soprattutto nei sottarchi, nei pilastri. Questi affreschi vengono da molti datati al XII secolo e sono una delle espressioni più belle della pittura, diciamo, bizantina, di tradizione bizantina che si riscontra in Calabria, proprio perché essendo rimasti imbiancati per molto tempo, quindi sotto uno strato di calce, poi son venuti fuori e hanno potuto raccontare una storia molto dettagliata. E naturalmente sono stati un po' pesantemente in antico restaurati e forse ridipinti, e non tutti convergono su questa cronologia, quindi il XII secolo. Per altri si tratta di affreschi dipinti più tardi, ma che comunque rimandano in maniera chiarissima a quello che è proprio lo schema iconico della tradizione bizantina. Anche a Sant'Adriano, così come nel caso del Patirion, ci sono queste belle pavimentazioni in opus sectile che rimandano sempre a maestranze che operano in questa coinè molto molto larga, che comunque vede un ruolo importante nelle figure di marmorari che operano a Roma e che poi da lì si diffondono in molte parti dell'Italia. Quindi Sant'Adriano anche lì è un punto di contatto, quindi un ricordo
del mondo più antico legato alla figura di San Nilo e quindi al bizantinismo puro e le novità che vengono da Occidente. Quando le mandrie salgono dal piano Arso all'alta montagna, ho percorso l'incantevole via da Santa Severina a Cerenzia in mezzo a siepi fiorite di gigantesche ginestre. Per poter fare un'ascesa da Crotone fino a Santa Severina, dice, mi alzo alle 2:15 perché la carrozza postale parte intorno alle 3:30, poi partirà con una mezz'ora di ritardo. Ottimi cavalli, carrozza così così, e impiega praticamente la distanza di 25 chilometri, quanto c'è fino a Santa Severina, 6 ore, che è effettivamente una cosa incredibile. Quando Paolo Ursi comincia a girare per le contrade calabresi, si rende conto che ci sono testimonianze importanti dell'architettura, soprattutto ecclesiastica bizantina. Oltre alla presenza della cattolica e di edifici come il San Marco di Rossano, nota che a Santa Severina, abitato greco-italico, appartenente ai bizantini fino al 1075, si trova uno strano edificio che ha le sembianze di un battistero. Il battistero di Santa Severina, la cui costruzione sembra risalire alla fine del IX secolo, è un edificio cupolato a pianta centrale, al cui interno si conservano il fonte battesimale e tracce di affreschi del XII e XIV secolo. Il battistero risale proprio all'epoca di contrapposizione fra i Longobardi e i Bizantini e l'impianto è originale dell'epoca. La tipologia del battistero ricorda le tipologie romane della rotonda, tipo Santa Costanza a Roma, ed in Calabria, diciamo nel bacino del Mediterraneo, non sono rimaste così rare. Quello più completo è certamente quello di Santa Severina, per cui da questo punto di vista rappresenta un modello da tenere presente per tutti gli studiosi di architettura e in particolar modo per l'architettura bizantina. Ancora oggi è l'edificio di culto più antico della Calabria, ancora in uso, e ha questa particolarità di essere una rotonda cruciforme con 4 bracci a mo' di croce ed un peristilio monofilare che tiene una cupola a mo' di calco di mezza zucca, cioè sono delle tipologie davvero molto insolite che lo rendono unico in tutto il bacino del Mediterraneo. Nel 1994 l'architetto Lo Petrone comincia a seguire i lavori di restauro del battistero con l'obiettivo di capire la sequenza costruttiva e la stratigrafia che si è sedimentata sulle mura nel corso dei secoli. Sono riuscito a catalogare e a inventariare 17 strati diversi di intonaco e quindi a ricostruire un po' la storia edilizia dell'edificio. Ci sono addirittura solo 3 cicli pittorici sulle mura, le tracce dei 3 cicli pittorici che sono stati nel tempo spicconati, ricostruiti. Le cose però originali, quelle più primordiali, restano tutte. Questo restauro io ho cercato di salvare anche le briciole d'intonaco proprio per far vedere quello che dall'origine quello che insomma era, vediamo ai giorni nostri. Mi sono appoggiato alle università della Calabria e abbiamo studiato le malte, studiato le pietre, studiato tutto quello che c'era da studiare. Abbiamo cercato anche di capire da dove provengono le colonne, perché non sono certamente calabresi, e anche il catino del fonte battesimale di marmo. Ci hanno detto che sono tutti quanti materiali della Turchia. In particolare il catino di marmo viene da Uşak, che è una città al centro della Turchia, le colonne intorno all'area del Mar Nero. La cosa più interessante e più affascinante del battistero è che è un edificio aniconico, cioè non ha elementi che rimandano alla chiesa. E questo si rifà all'architettura apofatica della negazione della teologia, nel senso che Dio è irrappresentabile e quindi si può dire quello che non è, ma non si può dire quello che è e per cui non è mai rappresentato. Anche il monastero di San Giovanni Teristis a Bivongi risente della commistione di stili tipica del Medioevo calabro.
La chiesa di San Giovanni, eretta probabilmente dove sorgeva una più antica chiesa bizantina, presenta una struttura a croce latina tipica dell'età normanna. Ma non mancano elementi sia architettonici sia decorativi in stile bizantino e islamico. Proprio questa eterogeneità testimonia gli strettissimi rapporti che intercorrono dall'XI secolo in poi fra Calabria e Sicilia orientale. Lo stesso Giovanni Iteristis nasce alla fine del X secolo a Palermo. Nonostante viva in un ambiente islamico, viene cresciuto dalla madre con un'educazione cristiana. Appena adolescente, Giovanni lascia la Sicilia per andare in Calabria, terra d'origine della sua famiglia, ed è qui dove poi sorgerà il monastero che inizia la sua vita eremitica. Questa figura di santo era oggetto di grande venerazione anche da parte dei normanni, ed ecco perché si presta molto attenzione alla ricostruzione di questo edificio, che è straordinario. Anche lì troviamo questo dialogo bellissimo tra i laterizi e la pietra chiara e i mattoni rossi, e naturalmente dobbiamo fare una distinzione tra questa parte antecedente, turriforme di età bizantina, e tutto il corpo della navata e soprattutto del presbiterio, che si sviluppa secondo regole architettoniche e costruttive che sono pienamente occidentali. Il monastero di Bivongi diventa il più importante monastero basiliano della Calabria, ma dopo la fine del Medioevo anche questo monastero, come molti altri, inizia una fase di lento declino e dopo il 1600 viene definitivamente abbandonato fino alla fine del secolo scorso, quando inaspettatamente il monastero torna a vivere. All'inizio degli anni 90 compaiono su questa scena straordinaria i monaci del Monte Athos, in particolare un eremita, un monaco, padre Cosmas, che comincia a vivere tra i ruderi, a sistemare piano piano questi edifici, finché a un certo punto non arriva anche un contributo per ricostruire la chiesa, quindi per rifare il tetto, e da lì si riparte con questa nuova vita del monastero. Oggi il monastero è abitato da una piccola comunità di monaci ortodossi rumeni che, seguendo le orme di chi in questo stesso luogo li ha preceduti, vivono una vita scandita dalle preghiere e dal lavoro. San Giovanni Iteristis è un luogo che ancora oggi ci permette di gettare un occhio su quello che doveva essere la vita dei monaci nel Medioevo. Ma quello di San Giovanni non è un caso isolato. In Calabria il monachesimo e addirittura l'eremitismo sono fenomeni molto radicati e tutt'oggi presenti. Quando sono arrivato qui sapevo che mi aspettava una certa solitudine, però in partenza speravo e forse mi illudevo di avere presto dei compagni di avventura. Quello che è successo sono due cose. La prima è che i compagni di avventura non sono arrivati. Ma soprattutto ho scoperto che nell'alternare momenti di vita solitaria e momenti di vita comune con gli ospiti di passaggio, io stavo bene. È la vita che ci conduce a queste cose, cioè non sono piani fatti a tavolino, assolutamente no. Incastonato nei boschi e nei monti dell'entroterra calabro, l'antico eremo di origine medievale è intitolato a uno dei fondatori del monachesimo orientale, Sant'Ilarione. Sant'Ilarione è un santo importante perché si presentava come discepolo di Sant'Antonio, con una differenziazione, che Sant'Antonio era, per così dire, colui che introduceva e diffondeva il monachesimo nell'Egitto, mentre Sant'Ilarione in Siria, in particolare a Mayuma di Gaza, che era la sua terra d'origine. Credo che la Chiesa latina ne abbia radiato o comunque omesso il culto in epoca piuttosto recente. La Chiesa greca no, perché lo conserva come santo tra i più importanti della tradizione monastica orientale. Anche questo eremo conserva un nucleo più antico, con anche tracce fresche. In questo eremo, per il forte attaccamento della popolazione di Cavolonio, si sviluppa progressivamente fino a diventare un luogo veramente, veramente monumentale. Nel grande edificio incastonato su uno sperone di roccia, nella vallata dell'Allaro, padre Frederick
ospita occasionalmente dei pellegrini, si prende cura dell'orto e della chiesa, ma conduce principalmente una vita di preghiera e solitudine. Non bisogna opporre vita attiva a vita contemplativa, non bisogna opporre impegno sociale e contemplazione. Chi si impegna nel sociale senza avere una dimensione di preghiera, dopo un po' si esaurisce. Chi si rifugia nella solitudine, nella contemplazione, solo per stare in pace, ben lontano dalle difficoltà degli uomini, si può forse chiamare eremita, ma certamente non cristiano, perché l'unica legge che vale per tutti noi è la carità, e non ce ne sono altre. Una vita come la mia e come quella di altri eremiti qui in zona, che cos'è a questo punto? È ricordare a tutti che la nostra vita non trova il suo senso e il suo fine qua giù, che si può vivere in modo diverso, pacificato, sereno, con le cose, con se stesso, con gli altri. Percorrendo ancora oggi l'antica Calabria e seguendo le orme di Paolo Ursi, possiamo ancora ascoltare e osservare una terra piena di testimonianze antiche, espressioni di un passato lontano, ricco di spiritualità e di storia.